Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro per questo Spazio Interviste. Oggi sono in trasferta al Parco Archeologico delle Dune Fossili di Porto Viro, vero Dismo? Esatto. Dismo Milani, presidente dell'Associazione Le Dune, omonima Pinetta, vero? Posso accennare così? Perché ci sono le dune. Certo. Allora, Dismo, come va l'attività qui in questa Pineta meravigliosa che tu insieme ai tuoi volontari, soci delle dune, accudite? Come sta andando? Sì, come va? Va benissimo, perché abbiamo diverse iniziative anche quest'anno. L'anno scorso è stata una cosa eccezionale perché abbiamo avuto diverse presenti visitatori, scuole, e soprattutto abbiamo avuto anche una presenza di turisti dall'estero che, tramite l'informazione che hanno attraverso le strutture dove sono ospitati, e vengono informati che esiste questa, diciamo, struttura, questo sito naturalistico, quali le dune fossili di Porto Viro. Ecco, le dune fossili hanno un tracciato di storia, perché è l'antica costa di mare, cioè che divideva il mare dalla terra. Poi, con gli eventi alluvionali e con altri trasporti di detriti, ha fatto sì che ha allontanato il mare. E oggi troviamo una testimonianza di storia, si può dire, perché le dune era l'unica, diciamo, strada percorribile, perché essendo alta dal, diremo, dal, da quello che conteneva le barene ed altre situazioni analoghe, ecco, era l'unico percorribile dall'uomo, insomma, dall'uomo, cioè, dall'uomo, sì. E insomma, primi, una volta non c'erano le strade, questo per capirsi. Cui, ecco, non c'erano le strade, per cui è l'unica, c'è stato un passaggio storico, greci, romani, paleoveneti, forse i primi. Ecco, è un, diciamo, dei percorsi che hanno segnato la nostra storia, anche per il fatto che ci sono testimonianze di queste stazioni di sosta che erano il momento di riposo e poi diventavano anche un centro abitativo, perché dove passavano queste, diciamo, rappresentanze militari, romani, eccetera, costruivano. Ecco, costruire una necropoli, che possiamo anche, diciamo, intravedere San Basilio, l'antica struttura romanica, la chiesa e tante, certo, altre storie. Che è poco distante, insomma. Che è poco distante da noi, è sempre un continuo del cordone, diciamo, dunoso di Porto Viro. Certo, quali sono le piante autoctone nostre, al di là, insomma, che non tutti sanno? Ecco. Ecco, le nostre piante autoctone sono il leccio, è una quercia, il leccio è la roverella, la farnia, il biancospino, il spincervino, il carpino bianco. Poi abbiamo le altre piante da sottobosco, le erbacee così chiamate, che sono in gran parte rappresentate da orchidee. Abbiamo tre, quattro, a volte non sempre, ma sicuro tre specie ogni anno fioriscono e sono, diciamo, l'arredo naturale che le dune ci offrono. Certo, Dismo, rimani lì perché dobbiamo andare con la pausa. Rieccomi qui di nuovo in diretta al Parco Archeologico delle Dune Fossili di Porto Viro, Fornaci, qui, sì, quartiere, località sì. Fornaci, siamo sempre nella città di Porto Viro, sempre in compagnia di Dismo Milani, presidente dell'Associazione Le Dune, che gestisce questa piccola meraviglia ambientale, vero? Posso dirlo così? Sì. Al di là, insomma, che ci sono altre pinete adiacente a questa comunale. Dismo, voi avete tante scolaresche che vengono a trovarvi con la scuola, insomma, e quali sono le cose che hanno più entusiasmato i ragazzini? Beh, naturalmente l'ambiente che si trovano davanti, praticamente la biodiversità, diverse situazioni che magari non sapevano, oppure lo sapevano attraverso la scuola, perché lì insegnano scienze, per cui di certo
insegnano l'esistenza di questo sito, diciamo, però il contatto è tutta un'altra cosa. E soprattutto anche il silenzio qui, è un'altra cosa, perché? Perché quello che si raccomanda alle scuole, ai bambini, soprattutto quelli più piccoli, è il silenzio, perché abbiamo la possibilità di ascoltare il canto degli uccelli, che è una cosa eccezionale. Poi abbiamo presenza di diverse specie di animali qui dentro e tutto fa sì che incuriosisse e magari i ragazzi maturano questa conoscenza che diciamo direttamente è un'esperienza che si portano avanti, è anche una cultura, se vogliamo dire. Sì, infatti, anche senza voler dire, è sì, veramente una cultura, cioè sì, è tal verso dell'uccellino associato al nome che sì, invece... Sì, nome, ecco, noi spieghiamo l'appartenenza delle specie, abbiamo tante specie migratorie, quest'anno abbiamo notato una presenza più abbondante di specie di rapaci, dal gufetto al siollo. E abbiamo la poiana, abbiamo il spartiere, abbiamo diverse, il falco picchiaiolo, abbiamo diverse specie che erano qualche anno si notavano ma meno, perché? Perché abbiamo una presenza quest'anno di colombaci, praticamente provenienti dall'Africa, arrivano a svernare nelle nostre zone, cioè dove c'è vegetazione che si possono riparare, ecco, e lì diventa un alimento per i nostri rapaci, purtroppo diciamo così, è la legge della natura. È la legge della natura, appunto. Però è importante che ci siano questi equilibri, queste presenze. Mentre altre specie, abbiamo i passeri, ne abbiamo diversi, la mitugia, la passera italiana, il cicciacapri, il codirosso, abbiamo la ghiandaia, e la ciccia allegra, cioè tutte specie che noi notiamo che c'è una, anche perché le aiutiamo praticamente. Noi abbiamo costruito delle casette nido, cassette chiamate, per proteggere durante il periodo invernale, certo. Loro vanno dentro, poi si abituano e in primavera nidificano quelli dentro, per cui abbiamo anche questa meravigliosa situazione, questa possibilità, ecco. E Dismo, un nostro radioascoltatore che volesse venire a visitare qui la Pineta delle Dune, sì, che come deve fare? Basta venire qui in loco oppure sì, c'è un noi abbiamo il sito, abbiamo anche la nostra pagina, però noi da novembre iniziamo a divulgare l'esistenza di questo sito attraverso l'anteparco, attraverso il comune di Portoviro, attraverso le strutture turistiche, le guide naturalistiche ed altre, diciamo, situazioni o enti analoghi che possono informare della presenza di questa struttura. Certo, il nostro tempo purtroppo, Dismo, è terminato, però io conto di venire a trovarti quando magari avete tutta una serie di iniziative. Perché ho visto che avete yoga, avete tutto un programma, insomma. Sì, abbiamo quindi... un programma soprattutto rivolto alle scuole, perché è la principale. Poi abbiamo il tai chi, lo yoga e diversi. Certo, ma io ritornerò. Grazie Dismo e una prego, buona giornata a te. Alla prossima. E a tutti i nostri radioascoltatori. Bene.